Buonasera a tutti, bentornati ad una nuova diretta di Ore d'Orrore. Siamo pronti! Oggi parliamo di film slasher, la top slasher. Ciao Andrea, la top slasher secondo il nostro editor e regista Alberto Bogo, che tra l'altro voglio ricordarvi che sta preparando un suo film. Sta per girare un suo film. Allora, ciao Valdo, aspettiamo che entri naturalmente il nostro Alberto Bogo. Intanto vi voglio ricordare subito gli appuntamenti. Domani sera alle 23, ultimo appuntamento stagionale con Horror Camomile, con Letizia Rogolino, Ila Endila e Pietro Giunti. Quindi domani sera non mancate, perché ci sarà l'ultimo appuntamento domani sera alle ore 23 con Horror Camomile. Con le camomille horror torneremo nella prossima stagione, ma non vi preoccupate, perché per l'estate sto preparando un qualcosa per voi, soprattutto per i nottamboli, quelli che devono andare dalla mezzanotte a luna. Se siete svegli intorno alla mezzanotte fino a luna, allora ci sarò io, che per una volta a settimana vi farò compagnia, come con una nuova rubrica, ve ne parlerò tempo al tempo. Vi voglio anche ricordare che invece sabato e sera ci sarà Vittorio Sodano, un grandissimo truccatore italiano ed internazionale. Ecco Alberto, c'è Alberto, e quindi noi lo facciamo entrare. Ciao Robe Robby, ciao Maria Grazia, ciao Matteo. Già salutato prima Matteo, vero Matteo? E sono rincoglionita. Ciao Alberto! Ciao ragazzi, buona serata. Allora, siccome sei sempre in ritardatario, no? Allora io ho cercato un po' di approfondire gli appuntamenti, no? che avevo scritto, mi hai letto nella mente come al solito, scusate, ma tranquillo. Ero per location, anzi devo dire che per parlare un po' ai nostri che ci segue, la vita del regista indipendente è molto dura, perché dopo il lavoro, dopo le 5:30 c'è tempo per vedere location, sono andato su un monte con la mia macchinina a vedere questa location, poi sono tornato a Genova e ora sono qua con voi. Perfetto, vedi, c'è Vito che sta dando il buonasera. Buonasera Will, Robe Robby. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, oggi parleremo della top slasher, che probabilmente non è nemmeno la top di Alberto, però Alberto ama stupirci, no? Allora uno, che so, pensa allo slasher, pensa ad Halloween, pensa... Però possiamo sempre parlare degli stessi film? No, non ci piace, non è il nostro compito, e quindi parliamo anche di film che addirittura ho visto non sono mai arrivati in Italia, di questi mai doppiati, mai e quindi sarebbe bene proprio parlarne, ok? Allora io comincio. Aspetta, volevo fare una premessa rispetto a questa cosa qua, cioè io ho scelto dei titoli che ovviamente scartando, perché anche Nightmare è uno slasher, anche Halloween, anche Nopede, io ho eliminato queste saghe perché ne abbiamo già parlato. E ho scelto davvero i miei titoli preferiti. Ovviamente sarebbero 20 o 30 i miei titoli preferiti. Ce ne sono alcuni davvero brutti, che io amo tantissimo, ma non ho voluto mettere. Ho messo, secondo me, i titoli che un appassionato dello slasher dovrebbe recuperare, perché sono veramente ghiotti. E vedremo perché. Assolutamente. Sto guardando Seven, ci dice Will. Grande film, grande thrillerone. Beh, vai sul sicuro, insomma. Vai sul sicuro, assolutamente. Allora, io ovviamente ti ridirò con i titoli, quelli che ho trovato io su Wikipedia, certo, sì. Soprattutto. The Burning, un film del 1981, recuperate immediatamente The Burning. Allora, questo film che io sto aspettando ancora, l'ho visto in lingua inglese, sto aspettando ancora una versione italiana, è incredibile che non sia uscito ancora in Italia. Ma questo è un film davvero interessante per tanti motivi. Intanto devo fare una premessa. Quando noi pensiamo allo slasher, diciamo ambientato nei boschi, abbiamo in mente soprattutto ovviamente Venerdì 13, no? Certo. Però questo film, per quanto sia arrivato dopo, è veramente un film che ha dato corpo a quell'immaginario lì. Nel senso che rispetto al nostro Venerdì 13, tanto amato, è molto più violento, molto più pieno di sesso laido, diciamo, come negli slasher più... È molto più feroce, brutale, e quindi questo secondo me è il film che ha segnato veramente
l'immaginario dello slasher visto nel bosco o nei luoghi più incontaminati. E quindi il punto principale intanto di questo film sono le location, che sono favolose, davvero location fantastiche. Poi perché questo film è interessante? È il primo film del famoso Bob Weinstein. Qualcuno direbbe forse è meglio che non fosse partita questa. In realtà Weinstein sappiamo che prima di essere arrestato poi ha Vabbè, io prodotto non, mentre tu parli ovviamente faccio vedere foto, locandine, sì, se bellissime potete tra l'altro. recuperarlo, soprattutto se conosci dell'inglese, insomma, potete recuperarli molto facilmente questi film. E The Burning, un film che consiglio di comprare veramente a scatola chiusa, perché come dicevo, è il primo film di Weinstein. Quindi questo film è stato fatto, non si sa se con 500.000 dollari o 1 milione qualcosa, non si è mai stato chiarito. Molti di questi attori erano a prima esperienza, molti tecnici erano a prima esperienza. Pare che gli attori, insomma, abbiano indossato vestiti propri addirittura. Però un film dove non si sente. Tanto comunque non è un brutto budget quello, ma non si sente assolutamente che un film dal piccolo budget. E poi veramente questo film vince l'atmosfera, vince soprattutto anche la storia di questo Cropsey, perché diversi film dovevano essere fatti su questa leggenda americana, e invece Weinstein è arrivato prima, è riuscito a fare prima di tutti questo film su questa leggenda. E io devo dire che l'assassino si vede, se mi ricordo abbastanza poco del film, ma quando si vede, le sue uscite sono formidabili. C'è una scena di uccisione in canoa dove fa fuori 6 persone sopra una canoa che è ferocissima, insomma, è passata la storia. E poi è un film che c'è veramente questi ragazzi molto giovani che finiscono proprio, insomma, ammazzati male. Ti trasmette proprio l'anima sporca dello slasher. Questo per me è un piccolo grande capolavoro del genere. Baldo ti Cioè, dice Alberto, no, ma poi Bob è il fratello di Harvey, del primo che per salvare la baracca lo ha buttato fuori. sì, scusate, Bob era Harvey, sì, Harvey Keitel, vabbè, buonanotte, sono un po' fuso, Ciao Michael scusate. Myers. Ovviamente parliamo di lui. E quindi sì, diciamo che è stata la partenza. È stato un film dove Tom Savini si è dichiarato insomma molto soddisfatto rispetto ai suoi effetti, perché ha potuto molto più sbizzarrirsi di più, ecco, diciamo, e quindi si è divertito molto, e nel film si vede, è veramente pieno di scene feroci. E io, insomma, questo The Burning per me è veramente l'anima, è un film che io mi rivedrei ogni settimana, cioè non sto esagerando. È un film, se voi amate quel genere, questo è importante quanto Venerdì 13, perché qui Venerdì 13 e poi l'assassino se lo sono inventati dopo. Qui invece c'era già un grande killer Dai, misterioso, si capisce sempre molto, molto poco. È abbastanza una trama minimale, ma un film che funziona terribilmente. Che belle queste immagini che stai facendo vedere. The Burning 1981. Se amate lo slasher, se amate Venerdì 13, film alla Jason Voorhees, c'è The Burning. Eccolo qua, 1981. L'hanno girato nell'80, quindi è proprio un film spartiacque, cioè fra i film anni 70 e i film della decade dopo. E lo slasher, sappiamo, vivrà ancora qualche anno, ma è proprio in quegli anni lì che si consuma, insomma, la maggior produzione di film di questo genere. E questo è proprio un film che segna questo cambiamento, cioè loro capiscono che questo genere funzionava e hanno fatto questo film che poi è rimasto in realtà molto nella storia del cinema, soprattutto americana. Quindi iniziamo con un grande film, secondo me, per il genere. Vediamo un po' se ci sono delle curiosità. In realtà ci sarebbe molto da dire a causa delle Chi scene violente ce presenti nel film. The Burning fu pesantemente censurato. In America la versione integrata del film si è vista solamente al momento della sua uscita in DVD. Avvenuta, pensate, il film è dell'81, avvenuta solo nel 2007. Quindi una cosa proprio. Vediamo un po' se ci sono. Le riprese sono state fatte a Buffalo e Nord Tonawanda. Savini ebbe solo 3 o 4 giorni per creare il make-up di Cropsey. Nella sua autobiografia, Savini dice di essersi ispirato per il look di Crosby su un mendicante ustionato che aveva visto da bambino a Pittsburgh. E niente, insomma, guardate questo film che è molto interessante, The Burning del 1981.
81. Questi sono dei Da... veri grandi film che purtroppo non fanno più, dice Will. Sì, volevo Allora. rispondere a questo, è vero. Cioè, anche se li fanno adesso, non riescono più ad avere quell'anima sporca, laida, fatta così in modo proprio che lo senti che c'è fatica dietro questi film. Perché, ripeto, sono buone produzioni, ma però sono comunque film che hanno dovuto faticare per fare, perché non è che hanno la produzione, voglio dire, di uno Scream, che sono film da 15-20 milioni di dollari. E quindi questa fatica poi in questo genere di film si sente. Assolutamente. Sì, Robby, vedilo. Vedilo. Lo devo vedere per forza. Vedilo. Passiamo al secondo film, Guarda. Please, del 1982. Aspetta, Pieces, abbiamo Pieces, detto? Pieces, Pezzi, questo, nel film, questo è già Pieces. dal Io guarda, ce titolo. l'ho in spagnolo, guarda, che si intitola Mil gritos tiene la noche. Questo già nel titolo, Pezzi, contiene proprio, diciamo, la sua idea. Questo film è da tanti considerato uno dei film, insomma, peggiori, non del genere dell'horror, no? Bisogna spiegare un po' questa cosa. Si è fatto la fama di filmaccio. In realtà, questo film è anche questo un film che fa vedere l'essenza proprio dello slasher movie. Qui parliamo di un film più povero, di The Burning, e si vede. Girato in modo molto più rozzo, quindi un film anche tecnicamente abbastanza povero, ecco, diciamo, non ha questa grande fotografia. Io me lo ricordo questo film, lo vidi da bambina. Questo Ah, perché questo forse è passato da qualche è parte. passato, sì, ma sulle reti locali, eh. Infatti, sempre quello. Questo l'ha diretto comunque un regista che ha fatto, che è Jean-Pierre Simon, che poi ha fatto un po' di film, sono un po' di B-movie anche interessanti. Questo è veramente l'anima. Qui rispetto a The Burning c'è il pretesto, diciamo, psicologico, la Hitchcock, no? Quindi l'omicidio che nasce da diciamo, da una parte corrotta di un bambino, ecco, da una depravazione dovuta a uno shock infantile. Ecco. Poi non vi dico altro perché già il film è povero, se vi dico quelle tre cose non ha più senso che lo vediate. Ma in realtà questo film è da vedere. Per le scene veramente brutali, cioè ci sono per esempio una scena abbastanza famosa di una ragazza che viene torturata con la motosega, ora non mi ricordo, forse con la motosega, comunque che si fa la pipì addosso durante questa. A scene molto forti, ecco. Questo è il bambino che insomma non è proprio un bambino. Beh, tutta Fabri, piccola, ciao Alberto, Fabrizio questo, per Zanello, carità. ciao. Eri tutta piccola, questo. Ero io da piccolo, esattamente, no, un po' mi assomiglia comunque, avevo i capelli molto neri da piccolo. È quasi blu. C'è mio cugino, può confermarlo. Comunque, questo è un film davvero elementare. Rispetto a quello prima, come dicevo, è un film estremamente meno raffinato. Quindi io qui, questo lo consiglio solo veramente agli amanti dello slasher, agli storiografi dell'horror, quelli che vogliono vedere i film che hanno lasciato un seme importante. Questo film negli anni, insomma, quando è uscito l'hanno massacrato in tutti i modi. Però negli anni si è fatto il suo nome perché alla fine ti dà quello che uno vuole dai film slasher. E anche questo è proprio quell'odore, quello lezzo di film marcio, cioè, ed è ancora più marcio visto un po' le location anche invece un po' squallide dove è stato girato, no? Cioè questa povertà di mezzi è quasi un vantaggio per questo film, non so come dire, perché aiuta questa estetica proprio marcia di questo film. Pieces, eccolo qua. Le locandine sono tra l'altro molto belle di questo film. E quindi io questo no, dico che è inferiore assolutamente a The Burning, che è un film anche visivamente insomma, più bello, ma è un Pieces, io consiglio di vederlo perché è interessante. Insomma, serata davanti a popcorn e birretta. Evviva. C'hai qualcosa da dirci su questo? Non so, qualche No, chicca. non ho, su questo non ho curiosità. Forse ho delle curiosità sul prossimo, forse poche. Parliamo di Terror Train Terror del Train, ragazzi. 1980 e qui per chi ama Jamie Lee Curtis o Jamie Lee Curtis, fate voi. Ecco, guardatela in questo film Terror Train, che io questo l'ho visto, anche questo. Eccolo qua.
Vai, Albertos. Ah, questo è uno, credo mio come tu, uno dei nostri film dell'infanzia, perché rispetto agli altri Esatto. due in Italia è molto più famoso. Ecco, Terre Haute è un film che ha girato parecchio nelle reti, è uscito anche in diverse edizioni DVD, credo forse avrò forse un'edizione estera, Blu-ray, non so, comunque è un film che è girato, si è fatto un nome, perché era l'epoca intanto d'oro di Jamie Lee Allora, in Curtis. Italia il film è uscito anche per il mercato casalingo, mantenendo il titolo, tra l'altro, originale, chiaramente, con una versione in videocassetta vedata ai minori di 14 anni e una riedizione in DVD vedata ai minori di 18 anni. Il film ha incassato circa 8 milioni di dollari, è stato candidato anche ai Saturn Award per il miglior film internazionale alla miglior attrice, a Jamie Lee Curtis, e ha avuto anche delle candidature ai Genie Awards. E addirittura, questo non lo sapevo, nell'aprile del 2007 i produttori Lerner e Dimborg annunciarono che Gido Raffa avrebbe scritto e diretto un remake di Terror Train. Il titolo di lavorazione del film era stato mantenuto in conformità con l'originale, ma in seguito fu cambiato semplicemente in Train. Che non c'entra niente, l'ho visto un film che cambia totalmente la trama, è semplicemente ambientato in un treno. Invece Esatto. questo è bello per diversi motivi, questo film. Intanto appunto l'ambientazione del treno, che è l'originale. Poi c'è una festa, se non sbaglio, in questo treno, quindi sono tutti mascherati e quindi è un bel casino. E c'è una fotografia veramente di alto livello, molto atmosferica, poi in questo treno sono le luci. Quindi ti dà, e qui siamo fra il giallo e il thriller. E lo slasher, perché c'è, come tutti gli slasher americani classici, assolutamente sono d'accordo con Will, c'è sempre appunto Dice, questa è la chicca da avere nella biblioteca. è da raccontare insomma l'incipit, perché tanto si vede, credo, all'inizio del perché l'assassino poi impazzisce. In realtà credo che uno scherzo che gli fanno all'università di medicina, insomma lui è uno che ha dei problemi con le ragazze. E, gli dicono che potrà andare a letto con questa ragazza che insomma lo scioglierà un po', e in realtà poi fanno trovare un cadavere nel suo letto e poi tutti lo prendono in giro. Questa roba, quando l'ho visto da piccolo, mi aveva estremamente scioccato. E anche a distanza di anni, devo dire che rimane un incipit molto forte. Quindi siamo sempre un po' lì, no? Nel nucleo dello slasher, no? L'omicidi che scattano da un problema, diciamo, di disfunzionalità sessuale, insomma, e Com'è quindi stata qua Jamie Lee Curtis come attrice in questo film? Com'è a trovata? me è piaciuta tantissimo. Devo dire che, guarda, veramente dopo Halloween, forse questa è la Curtis che preferisco in un horror, la preferisco forse ancora meglio di Prom Night, perché insomma, la strina per me l'assassino, cioè poi questa scena di lotta finale, veramente molto, molto avvincente. Soprattutto un film che comunque mantiene un bel ritmo, perché si gioca bene, registra le dinamiche sul treno, no? Quindi l'assassino che spunta dai posti più impensati. Quindi Allora, questo Alberto, film. rispondiamo a Will. Le Sì. musiche sono di John Mills Cockell. Le No. musiche sono di John Mills Cockell. Perché dice, non ricordo la colonna sonora, ti posso dire chi era la musica del film. Sbloccato ricordo, ci dice Robby. Ciao The Horror Place, Valdo. Per questo film Jamie Lee Curtis ha vinto un prestigioso premio canadese contro molte aspettative. Lei è portata per fare questi ruoli, ci dice Will. Sei d'accordo, Alberto? Beh, sicuramente tutta la sua prima fase della carriera è costellata di questi film, poi ha dimostrato di essere anche una grande attrice comica, diciamo, o con ruoli che flirtano con la commedia, anche quando è action, come nel caso di True Lies, che è un film che io adoro, dove lei riesce secondo me a unire tutte le sue anime, quella thrilling, quella sexy, quella celebre scena del ballo straordinaria, e quella anche di attrice comica, perché comunque è molto divertente in questi ruoli, riesce a essere buffa e sexy nello stesso momento, quindi poi insomma, lei è The Body, ragazzi, insomma, è veramente il corpo di Hollywood, è la regina delle Scream Queen, quindi insomma, è stata. Andiamo ad un altro film, Rosemary's Baby? No, Rosemary's Killer del 1981. Vi faccio vedere subito un'immagine. Guardate un po', guardate un po', guardate un po'. Rosemary's Killer. Che carino che è.
C'è pure un tulipano, eh? Con i romani di Eccolo fiore. qua, Un eccolo tulipano. qua. Esatto, oddio, la scena del ballo dei body, dice Valdo. Allora, che cosa ci dici di Rosemary's Killer? Che io non ho visto, però. Guarda, me l'hai messi bene stasera, me l'hai incastrati bene perché è proprio un film. Io lo metto a livello di mio gusto personale fra The Burning e Pieces, cioè è un film che lo trovo una punta inferiore a The Burning, ma Dai. sicuramente superiore a Pieces. Innanzitutto, questo è uno dei film dove, appunto, anche questo insieme a The Burning, ma ancora di più, Tom Savini dà praticamente riesce a fare quasi tutto quello che voleva fare. Quindi c'è una serie di omicidi che al tempo sono quasi il non plus ultra che si può avere in uno slasher. Cioè è solo di un realismo pazzesco. Uno su tutti, la scena della ragazza che viene trafitta sotto la doccia con questa, come si chiama, quell'attrezzo cani contadini, ora non mi viene la parola, scusate. Comunque è una scena davvero ben fatta. E, Rosemary Killer, detto anche The Prowler, una parola che si impasta la bocca, ma c'è The Prowler, un sacco di titoli sto film, ce ne sono sì, veramente, è un film di quelli che c'ha 50 titoli. Comunque Rosemary Killer ci piace, è uno di quei film che ha anche una bella atmosfera, perché qui cambia, abbiamo un'atmosfera più da cittadina americana, un po' così abbandonata, ha proprio dei colori pastello, una fotografia molto tenui. E quindi ha questa atmosfera vincente. E poi c'è l'assassino, che è questo, insomma, mascherato da soldato, l'abbiamo visto, e quindi è un assassino davvero originale. Questa locandina è stupenda, tra l'altro, con la luna così. Cioè, in quei tempi facevano delle locandine che erano dei capolavori, molto spesso erano meglio dei film, non in questo caso. Il soldato fa paura, funziona tantissimo. Alberto, lo sai che lo devo sempre fare. Ha acquistato il Sì. suo primo beige Valdo, che io Grazie. devo ringraziare. Grazie Tutti Valdo, che perché questo significa stima assoluta nei nostri confronti. Non è, ripeto, i 50 centesimi, non sono i 60 centesimi, ma il gesto che compro un beige ogni volta che vi devo lasciare in anticipo. Ciao cari. Ciao a te, tanto la diretta la puoi trovare sia qui su Instagram che sul nostro canale YouTube di Ore d'Orrore, chiaramente. Non dimenticarlo e non dimenticatelo. Scusami, Alberto, torniamo a figurati. The Prowler. The Prowler. The Pro, ecco, mi passa, devo bere quando dico questa parola. Ci sono. Oh, grazie anche a Emanuele, Ah, intanto. ecco, anche Emanuele. Grazie, Emanuele, anche a te, siete carissimi. Grazie Tutto questo lo mille. facciamo per voi, tutto questo lavoro per farvi conoscere film su film, anche per stare a casa sotto le copertine, anzi adesso che arriva l'estate anche sul letto senza copertine, a bervi, che so, latte e menta, d'estate, e vedere tutti i film che Alberto vi consiglia Scoprire ogni qualcosa di settimana. nuovo. Spero. Come questo The Prowler è bello per tanti motivi e forse con gli anni ovviamente ha perso un po' di tensione perché cioè, rispetto a The Burning secondo me è leggermente meno coinvolgente ed Sì. è le leggermente poi più sofisticato appunto di Pieces e quindi è un po' più particolare però è un bel film. Ed è veramente stato poi molto rivalutato, cosa che credo che quando sia uscito non è un film questo che è piaciuto molto, perché poi gli slasher poi sono pochi quelli che hanno fatto veramente i soldi. I soldi li hanno fatto molto spesso non nell'uscita dei cinema che erano ridotte, ma poi in videocassetta negli anni, quindi che ha avuto i diritti di questi film e se li è tenuti per anni, allora poi è riuscito con le varie ristampe a Guardate anche guadagnarci. questa immagine meravigliosa. Sì, questo io devo dire che insomma è un bel film, è uno di quelli che ora mentre ne parlo mi verrebbe voglia di rivedere. E poi non so, vi proiettano in quell'atmosfera anni 80, parlavamo l'altra volta di America Horror Story 1984, e se volete ritornare a quegli anni lì, questo è uno di quei film che vi ci riporta proprio in quegli anni. Andiamo avanti, vediamo un po' se ci sono anche delle curiosità. No, su questo no. Sherry Falls, il paese del male del 2000, quindi Eccolo qua. 21 anni fa questo film. Mentre Allora. tu parli vado a cercare le foto anche di questo film, Sì, vai. allora intanto io questo film per me è un film che è molto legato al mio amore per Brittany Murphy.
scomparsa. Lei era tra l'altro una 77 come me, morta giovanissima, un'attrice che all'horror ha dato tantissimo, bellissima, davvero molto brava, ha fatto insomma anche film come Don't Say a Word di buon successo con Michael Douglas, quindi ha fatto anche thriller super prodotti. Era un'attrice molto lanciata e morta in un modo assurdo. Questo è un piccolo film, tra l'altro fuori tempo massimo, perché nei 2000 non è che poi lo slasher andasse così alla grande. Stavamo appena uscendo lentamente dai film, diciamo, da un'epoca oscura per loro, che erano gli anni 90, ad eccezione di quei tre o quattro film come Scream che Esatto, avevano l'epoca buia, sì, anni 90. spaccato tutto. Quindi era un'epoca dove riniziava l'horror a macinare, e poi nel 2000 ha ricominciato la grande, perché il mercato ha buttato fuori un sacco anche di cose di solo straight to video, eccetera. Questo è uno di quei film, non so se è uscito al cinema, ma sa molto di straight to video, è stato un piccolo film, però è ben fatto. Intanto gioco un po' su questa roba, sempre un po' del puritanesimo, se vogliamo, e quindi c'è tutto un discorso sotto che non vi svelo, che è simpatico. Sotto il profilo del sangue, se ricordo, non è così forte, anzi, forse dà qualcos'altro invece a livello sexy, non tanto per quello che mostra, ma perché ci sono delle scene dove lei veramente, la nostra Brittany, è veramente molto, molto sexy, molto catalizza sicuramente l'atmosfera. Questo film è uno slasher, ma ha una trama un po' più gialla, cioè rispetto ad altri film c'è più trama qua, Ciao perché ci Giancarlo. sono dei nodi da sciogliere, c'è insomma un enigma abbastanza interessante. Questo è un piccolo grande film, cioè se voi non avete aspettative, dite: mi voglio vedere uno slasher un po' più moderno. Poi sono già passati 20 anni, poi, moderno, però io mi sembra che devo averlo visto ieri, poi. Sherry Quindi Holmes. questo Cherry Falls è un bel filmetto, ecco, lo rivedrei volentieri, spero che esca anche in Blu-ray. Allora, voglio ricordare, visto che non ci sono curiosità anche qua, che tra gli attori c'era Brittany Murphy, appunto, Jay Mohr, Michael Biehn, che è quello di Terminator, se non erro, Michael Biehn, Ah, esatto, giusto? sì. Esatto, che in questo momento c'è cioè, l'episodio acceso su Spike, anche se abbastanza, e stanno facendo Terminator, chiaramente. Vedi, se tu leggi sempre nel pensiero, io non lo so, vabbè. Quindi questo sarebbe ricordare un po' i titoli. Andiamo avanti, perché adesso parliamo di Horror Puppet. Ah, Horror Puppet del 79, e qui l'unica curiosità è sulla produzione, a parte un film del 79 diretto da David Schwimmer. La produzione è, allora, il film si distingue per l'atmosfera malata, a tratti magica, dovuta in gran parte alla colonna sonora del grande Pino Donaggio. Nel cast c'è anche Tanya Roberts, ex interprete di Julie Rogers nella serie TV Charlie's Angels, all'epoca in cerca di fortuna cinematografica. Dicci qualcosa su Horror Puppets. Oh, Horror Puppet, è bello perché è proprio un film a cavallo fra gli anni 70 e 80. Oh, è un film sicuramente non del tutto riuscito, anche invecchiato un po' male, perché poi bisogna anche riconoscere certi film, se risentono del tempo. Diciamo, non è assolutamente moderno come Non aprite quella porta, anche se riecheggia piacevolmente l'atmosfera di Non aprite quella porta in questo film. Quindi l'ambientazione è molto, diciamo, quella, no? Sì. Su quelle parti di America desolata. In questo caso, se ben ricordo, questi ragazzi entrano in questa specie di, diciamo, luogo dove tengono questi pupazzi, ecco, dove c'è un padrone di casa un po' particolare. E è un film che non è nemmeno, non anticipa nemmeno gli anni 80, perché l'atmosfera è totalmente anni 70. E quindi già quando è uscito non aveva questa grande novità. Perché invece ti dico che è interessante? Perché questa roba dei pupazzi crea una bella atmosfera, cioè non ci sono tanti film che usano i pupazzi, ai tempi ce n'erano pochissimi, e quindi qua, secondo me, aiutano sicuramente a creare una certa atmosfera, mo anche molto malinconica, perché poi non vi dico niente, ma il film ha dei risvolti anche un po' malinconici, e ha qualche colpo da assestare. E come ho detto, non è un film invecchiato malissimo. Ci sono dei bei momenti slasher, non tantissimi,
E per quello molte volte non lo mettono fra gli slasher classici, però di fatto è uno slasher, ecco. E questa è molto bella, sta foto. Quindi Horror Puppet è veramente. Non se ne parla molto di questo film, cioè è veramente dimenticato. C'è una bella edizione in DVD, e poi dico cosa sul regista, perché ha fatto delle robe, per esempio, interessanti. Tipo. Per esempio, ha fatto questo. Striscia ragazza striscia, detto Crawl Space, dove c'era Klaus Kinski, che era un film dove c'era praticamente Klaus Kinski che spiava, mi sembra una ragazza, una coppia, passando attraverso delle tubature che circondavano una casa. Film davvero molto stravagante, molto inconsueto. E quindi questo regista è abbastanza eccentrico. Ha fatto anche Puppet Master, guarda lui, quindi un altro film che ha lasciato un bel segno nell'horror. Buono. Quindi varrebbe la pena anche di approfondire la carriera di questo David Schmoller, che ha fatto tanti piccoli horror che però qua e là hanno lasciato dei segni importanti. Quindi questo è un filmetto, ripeto, che insomma, ha i suoi anni, però è ancora piacevole da vedere. Adesso parliamo di Aterrados, terrorizzato. Allora, io questo però mi sa che non te l'ho messo perché non Scusa, ce che l'ho titolo mi hai sottolineato. detto tu del 2000, del 2007? Tu che titolo mi hai detto? Terrifier, ah, aspetta, ho capito, perché io Terrified. beh, il dallo della diretta, mi sono accorto stasera che ha messo una D al posto della R. Ero convinto che avesse detto E allora Terrifier. dimmi in diretta, può succedere, dimmi in diretta che Parliamo ti di aspetto. Terrifier, Ah, Terrifier, quello del scritto. clown. Esattamente. Oh, ok. Beh, lo Va trovi su. bene. Stavolta di Scusami, ma perdono, guarda, è l'ultima puntata, stavolta di perdono, meno male Terrifier. che lo Va bene, è quello più grazie. conosciuto, quindi, perché ho visto anche Sì. Aterrados, Non l'ho è quello visto più atterrato. Sì. Infatti, conosciuto, uno mi è venuto un clown più colpo atterrato. conosciuto. Chi è atterrato? Aterrados. T'Aterrados io se state quando ci incontreremo finalmente. Vai, allora, vai. Allora, Uno dei vari parliamo di titoli questo Pennywise. Terrifier. Ah, che lui io, co come ho scoperto Terrifier? L'ho scoperto in All Hallows Eve, che è un horror antologico molto molto carino, fatto con pochi soldi, ma dove ci sono degli episodi veramente molto ben fatti, di Sì. questo regista qua, Daniel Leone. Quindi guardo Hallows Eve e dico, veramente figo questo episodio col pagliaccio così. Era un episodio delirante, veniva spiegato pochissimo di questa storia. C'era solo sto tipo qua insieme ad altre 3.000 robe. E dopo vedo la stessa faccia del nostro pagliaccio e dico, ma guarda un po', ci hanno fatto un film. In realtà scopro che ci sono ben altri due cortometraggi dedicati a questo personaggio, che è Art the Clown, e devo dire intanto questo, che dopo It, questo si candida ad essere uno dei migliori pagliacci assassini del cinema. Confermo. Ah, e quindi il personaggio è veramente molto riuscito. Cioè, il gioco di questo film, che è un film, qualcuno ha gridato al capolavoro, io non sono d'accordo, non è un capolavoro, è un gran bello slasher ed è un film che si gioca bene questi silenzi di questa maschera. C'è una scena, ricordo, in pizzeria col clown che è veramente molto interessante, perché lo vedi con questa faccia così e quindi è interessante quello che gli altri attori recitano reagendo a questa faccia terribile. E questo gioco è molto interessante. Alla lunga poi diventa ovviamente più risaputo. Questo film, di cui tra l'altro ho sentito il regista da una notizia in anteprima, magari l'avete già letto, magari l'ha scritto Rodolfo, sono mezzo rintronato, Sì. l'ha scritta te, quella che Yes. farà una specie di Apocalypse Now di questo film, pre-sequel. Perfetto. Assolutamente sì, ritorna. Allora, ottimo che l'abbiamo detta noi. È una notizia che mi ha molto intrigato, perché vedere un film, insomma, con questo all'Apocalypse Now degli slasher con Art the Clown, della durata di 2 ore e mezza, sicuramente mi incuriosisce da fan dell'horror. Io dico, questo film è un, diciamo che fra gli slasher usciti negli ultimi anni è uno dei più belli, perché non ne sono usciti tanti così belli. Questo è cattivissimo. È uno slasher che dal punto di vista è tanto figlio molto degli anni 80, perché la fotografia, le musiche Esatto. richiamano fortemente quell'atmosfera lì.
Diamo anche qualche curiosità. Allora, il film è basato, come ci dici, sul personaggio di Art the Clown, un pagliaccio assassino già apparso nei cortometraggi, in alcuni cortometraggi suoi. Nei tre film menzionati, il personaggio è interpretato appunto da Mike Giannelli, mentre in Terrifier, nel suo sequel, è stato interpretato da David Howard Thornton. Terrifier è stato proiettato in anteprima al Telluride Horror Show. Il film ha ricevuto critiche per lo più positive. Del sequel, hai detto tutto tu, e quindi che dobbiamo dire? Perché consigliare Terrifier? Ah, perché intanto è estremamente onesto, cioè io ho apprezzato che qui si gioca, cioè il genere è veramente preso per quello che è, quindi c'è brutalità, l'atmosfera è veramente molto molto cupa, oscura, il personaggio inquieta, diciamo che questo è un film che il regista si è giocato bene le sue carte. E Sì. quindi è diventato già un piccolo cult questo Terrifier. Io credo che potrebbe dar vita anche a una piccola saga, soprattutto insomma, se ha pensato di chi. Emanuele, giustamente dici, mi raccomando, nella classifica di Clown Horror lasciamo uno spazio sul podio per Capitan No, Spaulding, no. Capitan Spaulding assolutamente. per me è qualcosa di più. Cioè, Capitan Spaulding è un È personaggio. arte. Sì, E ci manca quindi. tanto l'attore, il grande attore che ci ha Sì. accompagnato con questo personaggio, ci manca tanto, secondo me è scomparso molto presto, chissà, avrebbe potuto darci ancora tante altre soddisfazioni, no, Alberto? Ma sì, se quello lì era un personaggio, credo che con tutto che Rob Zombie, io sapete, io adoro fare i grandi film, sicuramente gli ha dato un valore aggiunto pesantissimo. Credo che anche poi nelle battute che tirava fuori lui, ecco, ovviamente questo tipo di clown è totalmente diverso, Art the Clown, però devo dire che è molto molto efficace. Cioè, il regista, secondo me, ripeto, in questo film ha fatto proprio un bel lavoro. E quindi vediamo come sarà sto sequel. Cioè, io sono molto curioso. Sono molto contenta appunto che Emanuele abbia ricordato Sid Dai. Allora, andiamo avanti. Bacio, Quindi il sì, dai. prossimo film è The Strangers 2008. Qualche anno fa, tra l'altro, è uscito anche il secondo capitolo, che io paradossalmente ho trovato migliore del primo, però vabbè, Davvero? Ma pensa. è una mia Interessante. opinione personale. Anzi, diteci la vostra, se a me è piaciuto più The Strangers 2 che il primo. L'ho trovato molto più violento, forse, secondo me, sotto alcuni aspetti. Allora, The Strangers. Io ho detto il primo perché infatti io secondo mi aspettavo più cambiamenti a livello di trama. In realtà secondo, secondo me ha delle location poi molto interessanti perché è ambientato poi in questi non luoghi di queste case in affitto, c'ha delle belle cose dentro. Comunque parliamo del primo perché il primo, diciamo, comunque è stato un film che ha dato a livello di slasher, si è fatto il suo nome, ecco, un film tanto vabbè perché ha degli attori, ha dei signor attori dentro, cioè questa è la cosa più simile a uno slasher a Scream che sia uscita poi dopo Scream, negli anni 2000, cioè questo comunque è uno slasher prodotto con dei bei soldi. La presenza di Liv Tyler ovviamente va a impreziosire perché è un'attrice che insomma, soprattutto 10 anni fa, era quotatissima. E, beh, ho apprezzato molto bello l'inizio della coppia. No, questo ve lo racconto: c'è una coppia. Lui ha appena chiesto a lei di sposarla e lei ha rifiutato. Quindi il film inizia con questa angoscia che, dal punto di vista maschile, è coinvolgente perché insomma si crea quella sensazione di disagio che già basta, sarebbe sufficiente. In più ci sono questi psicopatici col sacco in testa che li circondano la casa. Film molto semplice, però secondo A me Will a sono piaciuti tutti e due, pensa. chi? A Will. A Will, Diteci sì. la vostra. Io ho trovato, insomma, si capiva già molto meglio il primo, ma forse perché anche l'effetto novità. Questo è un film che insomma, ci va abbastanza pesante, ma devo dire a livello di sangue, ma il suo maggior pregio è il fatto del thrilling. Cioè è un film che gioca molto bene sulle inquadrature, anche un po' hitchcockiane, di questi tipi che compaiono, scompaiono, spuntano da dietro la camera. E quindi sotto il profilo della tensione dei film che vi ho detto è quello che Possiamo funziona. dire anche belle comunque le maschere, no? Soprattutto insomma, delle Sì. ragazze. Sì, ora vanno già più di moda. 12, quanti erano? 13 anni fa non era così, non ne vedevi tante di maschere così, quindi c'era anche quel discorso lì. E quindi è un film che
degli slasher degli ultimi anni non si può non mettere questo, perché comunque è rimasto, è piaciuto, credo che abbia fatto degli ottimi incassi, ecco, rispetto agli altri slasher, questo film che ha incassato miliardi, e quindi infatti poi è uscito anche un Possiamo sequel. dire che lo scrittore e regista Bertini è stato ispirato da eventi realmente accaduti, l'omicidio Tate ad opera della famiglia Manson, gli omicidi di Keddie avvenuti in California, una serie di intrusioni avvenute nel suo quartiere quando era ancora bambino. Realizzato con un budget di 9 milioni di dollari, il film è Beh. stato girato appunto nella campagna della Carolina del Sud nell'autunno del 2006. Originariamente il film doveva essere distribuito nel 2007, ma la sua uscita è stata posticipata nel 2008. Ha incassato 82 milioni di dollari Cioè, al ragazzi, botteghino. Stiamo parlando del pazzesco. film The Strangers. In tutto il mondo ed ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, con alcuni che hanno elogiato la sua atmosfera e tensione, e altri hanno criticato la sua sceneggiatura e i personaggi. Lo sceneggiatore e regista Brian Bertino, chiaramente con nome di origine marcatamente italiana, ha scritto la sceneggiatura che in origine era intitolata The Face. Era la terza sceneggiatura che avesse mai scritto. Bertino aveva un interesse particolare per il genere horror, osservando come si potesse connettersi a un pubblico per spaventarlo. E nelle successive interviste avrebbe affermato che era cresciuto guardando film horror. In particolare ha affermato di essere stato, pensate, fortemente ispirato dai film thriller degli anni 70 mentre scriveva la sceneggiatura, e ha immaginato un film che mettesse il pubblico nel mondo delle vittime addirittura. Secondo le note di produzione e le successive interviste, il film è stato ispirato da eventi reali accaduti, come vi ho detto prima, e lui diceva proprio che da bambino viveva in una casa, in una strada in mezzo al nulla, dove poi sono accadute queste cose. Bertino ha affermato di essere molto impressionato da alcune delle teorie che circolano su internet sui veri eventi su cui si presume che il film sia basato, ma ha affermato che la sua principale ispirazione è stata il libro Helter Skelter, che parla degli omicidi appunto della famiglia Manson. Bertino voleva Liv Tyler, pensate, Sì, lo come volevo il proprio. ruolo Ma di Creed. è bravissimo questo film. Sì, Will diceva 82 milioni sono tantissimi. Infatti, questo film rispetto agli altri è strano che non abbia fatto 5-6, cioè siano fermati a 2. Credo che anche il secondo sia andato comunque molto bene, magari non come il primo, ma quindi già questo mi sembra strano. Cioè, lui, vedi che è strano il mondo. Cioè, io questo film si può dire tante cose, ma sotto il profilo della tensione è un film, cioè, estremamente, cioè, che funziona. Cioè, c'è poco. Forte, The Strangers. Quindi è curioso come abbiano trovato delle critiche su questo, che secondo me c'è poco da criticare. È recitato molto bene, anzi molto meglio della media degli horror. Esatto. Quindi è strano anche che non abbiano sfruttato il successo di questo film, almeno non facendone più sequel, no? Sono fermati a due, cioè un sequel. Quindi. Parliamo di un altro grande film del 2005 che molti di voi conoscerete, Wolf Creek. Oh, beh. Wolf Creek, che dire di Wolf Creek? Anche questo è stato bello pesantuccio come film, eh? Questo, insomma, già quando avevo letto qualcosa mi ricordo ero già innamorato del film prima di vederlo. Ecco. Questi ne hanno fatti due di Wolf Creek. Allora, io sono impazzito anche per il secondo, anche se devo dire, cioè, dovrei parlare un'ora del secondo, ma parliamo del primo. Allora, innanzitutto l'atmosfera australiana. Questo è una sorta di non aprite quella porta australiano, ma l'assassino parla molto. Cioè, questo serial killer è veramente uno dei serial killer più fighi che Molto mi ha fatto chiacchierone. in giro. È un tipo che, nonostante sia un sadico, malato, alla fine ti risulta anche simpatico. L'attore è pazzesco e lui è veramente l'essenza del redneck, razzista, incazzatissimo con quelli che vanno a invadere la sua terra, perché c'è poi un discorso culturale sull'Australia che nel secondo viene approfondito, no? Molti sapranno che parte degli australiani sono persone che sono state messe poi in prigione dagli inglesi, no? E sono rimasti lì poi, e quindi hanno un po' colonizzato. E quindi il film parte un po' da questa teoria, cioè che una parte degli australiani siano figli di, insomma, di mascalzoni, e lui ne fa un po', diciamo, ci monta su una storia fantastica che è molto efficace. Poi il film è furbo sul film, perché fino a mezz'ora, 40 minuti, tu non capisci molto. Infatti non vi dico niente, sembra addirittura che ci sia qualcosa di fantascientifico, non ve lo dico. Quindi è un film che ti spiazza anche dal punto di vista narrativo, è ben costruito, quasi
Quando poi parte, a livello di ritmo non perde un colpo, perché poi c'è anche una serie, una parte proprio più action, no? Nel Hai secondo tempo. apprezzato il secondo rispetto al primo? Allora, il secondo, come, anche un po' come dicevo il discorso di Stranger, è più debole perché tu ti aspetti già un sacco di cose che ci sono. Però nel secondo mi è piaciuto quello che dicevo, discorso culturale che nel primo era accennato, nel secondo viene fuori. C'è una scena incredibile nel secondo, che vale il film, dove lui tortura un turista facendogli domande sulla storia dell'Australia. Io ho trovato questa scena. Magnifica, anch'io. È una provocazione proprio un po' sull'ignoranza del turista, no? E quindi è un film secondo dove lui, il personaggio, prende molto più campo e quindi ti diverti a vedere lui che insomma, con i suoi deliri, anche se l'ho trovato più scontato, ma è un ottimo sequel però, il secondo. Il Quindi. film è anche questo è basato su una storia realmente avvenuta. L'Australia negli anni 90 conobbe il peggior assassino. Pensate che io questa cosa l'avevo scoperta quando vidi il film e non sapevo niente. Ecco, negli anni 90 conobbe l'Australia il suo peggior assassino che la storia del suo paese ricordi, Ivan Milat, che sceglieva, pensate, come vittime soltanto i turisti che portavano il sacco a pelo. L'assassino venne catturato dalla polizia e condannato all'ergastolo, diversamente da quanto accade nel film. Questo è, diciamo, è stata la fonte di ispirazione per Wolf Creek. Ora, ragazzi, io questo film spero che l'abbiate visto tutti. Quello che mi sento di dire non è solo uno dei migliori slasher della storia, è uno dei film più importanti degli anni 2000. Cioè, diciamo, in quel decennio questo è un film che stacca. Ha delle scene fotograficamente straordinarie. Io quando lo vedo provo un'invidia pazzesca, perché insomma, vedi quei paesaggi lì fotografati così bene, è uno spot per l'Australia, in realtà. Però ti fa questa critica e ti mette veramente inquietudine perché ti fa sentire veramente straniero in una terra straniera. Quindi questo è un Assolutamente. grande film, veramente un grande film, e fra qualche anno si parlerà di capolavoro, credo, perché Mancano due film che io mi sono sono tenuto un po' a... Tu mi hai evitato un altro titolo qua, ma in realtà io ho cercato e il titolo in italiano è I corpi presentano tracce Ah, di bravo. Sì, violenza in ho casa fatto però perché non volevo scrivere tutto quel titolo lungo perché sono pigro. Mi conosci? Esatto. Allora, I corpi presentano tracce di violenza carnale. Che dire? Detto torso, detto anche altri 100 tipi di film, perché negli anni 70 non ce la facevano a dare un titolo, dovevano dare a 50. I distributori poi a questo è un gioiello assoluto del cinema mondiale, soprattutto è un film italiano. Allora, Ecco. su torso, io c'ho da dire diverse cose. Intanto, l'ambientazione a Perugia, straordinaria. C'è un giallo thriller ambientato a Perugia, già non, insomma, non si vede. Spieghiamo agli utenti che stanno per entrare adesso che sono titoli diversi, ma è lo stesso film. Lo potete trovare come Torso o come I corpi presentano tracce di violenza carnale. Allora, tanto volevo spendere una parola straordinaria per il regista di questo film, Sergio Martino. No, diciamo una cosa. Sergio Martino viene nominato sempre troppo poco per quanto riguarda il suo contributo all'horror e al giallo. Verissimo, vero. Io sono un po' stufo, non senza togliere ai grandi maestri Fulci, Argento, Bava, Lenzi pure viene nominato di più. Ma Martino, ne vogliamo parlare di Sergio Martino, che ne ha fatti una manciata di thriller. Questi thriller di Martino È hanno un vero. gusto fotografico, un gusto per le location. È un gusto scenografico curatissimo. Sono film di un'eleganza pazzesca. Io vi consiglio soprattutto quelli visti con la Fe quelli girati con la Fennec. Ma questo soprattutto per chi vuole vedere un grande film thriller slasher giallo anni 70, questo è un masterpiece, cioè è un capolavoro. E la trama gialla è intrigante, il giusto, ma non è quello l'interessante. L'interessante è l'estetica. Che prende quella, perché poi Martino è anche bravo a rielaborare cose di altri, ma è il gusto con cui lo fa, cioè è il gusto visivo, è veramente estremamente concreto, ma molto elegante. Quindi un film di una raffinatezza anche nell'omicidio, cioè la classica scena dell'omicidio nella laguna qua, con questa hippie che viene presa a pugnalate, è un pezzo di cinema, estremamente, veramente bello da vedere. Quindi io
coccoliamocelo questo Sergio Martino, cioè, perché veramente è stato uno che ha fatto di tutto, ma quando ha fatto questi figli ha fatti con un desiderio, con una voglia, e sono riuscitissimi. Allora, ti do, Alberto, anche alcune curiosità. È Sì. stato appunto, insieme a Reazione a Catena, di un altro grande regista come Mario Bava, il Sì. precursore del filone slasher movie Assolutamente. americani, di cui Ed fanno è parte appunto Halloween, Venerdì 13, quindi i vari Michael Myers e Jason Voorhees. È il thriller all'italiana più amato dal regista Quentin Tarantino. Beh, non sorprende. È il thriller più amato. Qualcosa sulla produzione, diciamola. Gli interni del film furono realizzati presso gli studi della Der nel quartiere Nomentano a Roma, all'epoca stabilimento cinematografico, oggi divenuto invece un centro di produzione televisiva di proprietà della Rai. Le scene esterne invece sono state girate a Perugia, come dicevi te, in particolare nel suo centro storico, nel borgo abruzzese di Tagliacozzo, dove io ho vissuto una parte della mia infanzia. Altre scene esterne sono state girate nel Lazio, alla cascata del Monte Gelato e nella frazione romana di Corcolle. Conosco anche Corcolle. Il film venne distribuito il 4 gennaio del 73 e noto nei mercati anglofoni con il titolo Torso o The Bodies Bear Trace of Carnal Violence. Mamma mia. Negli Stati Uniti il film venne distribuito nell'estate del 74 nel circuito dei drive-in, in abbinamento al celebre analogo film americano Non aprite quella porta di Hopper, primo episodio dell'omonima saga horror, campione di incassi in America in quell'annata. Quindi addirittura vennero fatti insieme. Allora, perché consigli questo film? E poi passiamo all'ultimo. Perché ti dà tutto quello che ti deve dare uno slasher, ma si vede il meglio del gusto italiano in questo genere di film. Quindi, se voi volete vedere qualcosa argento a parte, qui c'è veramente lo stile italiano, ma era uno stile internazionale. Infatti, il film è piaciuto tantissimo a tutto il mondo. E poi, comunque, ci sono delle belle scene di omicidio, la trama ti tiene incollato fino alla fine. Questo è un grande film. Allora, l'ho lasciato per ultimo perché io avrei voluto vedere tutta la saga, ma in Italia non è mai arrivato, non è mai stato. Marco, se me, però me l'ha trovato con i sottotitoli in Bello. italiano, me lo godrò con i Ah. sottotitoli in italiano. Una cosa che mi interessa molto da vicino, ma non posso dirvi perché mi interessa molto da vicino. Non ve lo posso Ok, comunicare, mi è lo sa venuto in... Alberto in gran segreto. È vero, Allora, vi ho realizzato adesso. voglio dire che io vorrei essere come la protagonista. Ecco. Allora, Bellissimo. Sleepaway Camp o Camp, a te. Allora, intanto, partiamo subito. Possiamo dire che questo è uno dei finali più eclatanti mai visti in un horror. Sicuramente sì. Questo è un film grande perché riesce a Qui, raccontare. guarda, qui ho scritto che il film è famoso per il colpo di scena finale, considerato come uno dei finali più scioccanti della Lo è. storia del cinema horror, e non è mai stato, vabbè, distribuito in Italia, l'abbiamo capito. Io ce l'ho in una versione americana, tra l'altro vi consiglio di prendere se esiste ancora. Ho un cofanetto con la cosa medica proprio, come se fosse tipo da Croce Rossina, e sono tutti e tre i film. Molto carino questo cofanetto, se l'ho trovato, è un pezzo raro. Ma allora, questo film perché è grande? Perché ha un inizio e una fine geniali, che però no, non ci arrivi, non, ti frega, cioè è costruito bene. E in mezzo c'è tutto lo slasher abbastanza classico, quindi Sleepaway Camp, quindi il campeggio estivo. Ma cos'ha? Ha qualcosa di troppo forte a livello psicologico e un'emotività che altri slasher non hanno. E quindi quando voi poi vedete questo finale che vi apre un mondo, sicuramente vi dà una bastonata, cioè è difficile trovare comunque un film che è di genere, che vuole solo intrattenere, ma che vi mette quel contenuto lì in un modo così, così efficace. Il sonoro del finale è incredibile, tra l'altro. Cioè, se voi vi ascoltate il sonoro, a me viene la pelle d'oca, quando l'ho visto mi aveva scioccato. E ecco qua, non diciamo nient'altro, perché cavolo. Poi ha delle belle, e poi c'è davvero, è un film su questo assassino che uccide ragazzini molto piccoli, quindi anche quello contribuisce a scioccare parecchio, non sono i soliti adolescenti, sono proprio ragazzi un po', insomma, nella pubertà. Per il resto è uno slasher davvero molto ben fatto, con una regia giusta, una bella fotografia, una bella Esatto. atmosfera. È uno slasher campestre ed è un film mito questo, perché comunque si è fatto un nome proprio negli anni. Cioè,
ciclicamente si torna a parlare di Sleepaway Camp e rimane sempre un po' l'oggetto proibito. È bello quello, cioè il fatto che non sia uscito ancora in Italia. E Esatto. un po' come The Burning, rimangono quei film per l'Italia quasi sconosciuti, invece in America hanno avuto Tra l'altro insomma. è un film che si ispira insomma, al film di Venerdì 13, quindi diciamo, lo ribadiamo sempre, se vi piacciono i film slash, soprattutto anche legati molto a Jason, è realizzato appunto con pochi soldi a disposizione, il film è costato circa 350 mila dollari, credo, o dollari, boh, non lo so, vabbè, e che evita effetti troppo truculenti per puntare più su immagini di forte impatto. La versione presente in DVD che circola online non è la versione integrale del film, la No, quale guardate è l'integrale. reperibile unicamente nella VHS. La versione integrale ha la durata di soli 15 secondi in più rispetto a quella censurata, ma presenta numerose scene inedite. Non vi dico le scene tagliate presenti nella versione integrale, sono le seguenti perché sono un bel po'. E poi sono stati fatti diversi sequel. Perché consigli questo film? Ah, consiglio questo film perché è veramente uno degli slasher da vedere, cioè ti prende a un altro livello, cioè quegli altri film, ma non solo per il finale, perché comunque è tutto il film è buono, però c'è un'altra scintilla in questo film, poi ha una bella atmosfera, quindi per me è un classico questo. Devo dire cosa sui sequel, non sono, sono molto cheap, come si dice in America, ci hanno Ok. speso troppi pochi soldi e quindi a livello visivo, insomma, perdono parecchio. Allora Alberto, questa era l'ultima puntata stagionale. Sì, Poi contami. torneremo alla grande nella prossima stagione. Di tanto in tanto forse vedrete qualche comparsata estiva di Alberto, ma ovviamente adesso sta lavorando al suo nuovo film. Vi voglio ricordare che domani sera c'è l'ultima Dove puntata ci anche di sarai horror. tu? Lo vogliamo ricordare che ci sarai anche Vai. tu. Ci sarai anche tu nel mio nuovo film, quindi. Ah sì, un cameo, qualcosa. Il cameo che io lo dico sempre, di cameo fino a qualche tempo fa conoscevo solamente la marca di cioccolato. Invece ora. Come so. Poi la devo ricordare, domani sera l'ultimo appuntamento di Horror Camomile alle ore 23. Si chiude anche la stagione di Horror Camomile, ma sto preparando una bella rubrica, una sorpresa per voi. Sabato 21:30 avremo Vittorio Sodano, truccatore nazionale, Non internazionale. Ha perdetelo. lavorato con tutti, con Margherita Bui, con Pupi Avati, con attrici importantissime, con registi importantissimi. Ha lavorato con Mel Gibson, per dire. Quindi Gran aspettate colpo. Vittorio Sodano dalle Canarie, sarà collegato, adoro, proprio come i VIP, sabato alle 21:30 e domenica, come sapete, i nostri Ore d'Horror Awards, che invece continueranno per tutta l'estate. Alberto, allora buon film! Allora, io vi saluto tutti, ma è un, cioè, ci Il lunedì, vedremo. ricorda lunedì però. Ricorda pure lunedì tu, Lunedì, fallo tu. ultima puntata di Horror Sound alle 23, sempre pagina Facebook di Ore d'Horror, ovviamente. Io che faccio quest'estate oltre a girare il film? Penserò e lavorerò per noi, nel senso che queste puntate con Tania facciamo sempre una certa preparazione, cioè. Bisogna ripassare, quindi io ho chiesto un po' di tempo proprio perché voglio recuperare vecchi film, poter un po' studiare, poter avere un tempo per godermi le mie cose e tornare a darvi in autunno un grande autunno con tante novità e quindi insomma. E anche tanti ospiti, perché ogni diretta dall'autunno Sì, avremo anche tanti ospiti, eh? Ti do conto, assolutamente. Alberto sarà sempre fisso e poi intanto gireranno due ospiti a settimana, ci divertiremo molto, ci Sì. divertiremo molto, molto. Va bene, Alberto, buona estate, ci Ragazzi, ritroveremo tutti sulla spiaggia, come ti ho state detto, ci tutti bene? ritroveremo dietro. Mi raccomando, parleremo di squali, di granchi assassini, bella idea del granchio assassino e di tante altre cose Perché quest'estate. no? Non vi abbandoniamo e Perché continuate a no, seguire perché no. perché c'è un sacco di roba da vedere ultimamente. Grazie. Ciao ragazzi, Ciao. ciao, buona serata a tutti.